il racconto della forza generativa che può avere la lettura di un testo. Io condivido in particolare con Laura Forcella poi un'osservazione che ha fatto. Guardiamoci dalla descolarizzazione. Attorno a noi i descolarizzatori sono tanti, forse tendono persino a moltiplicarsi. Quindi difendiamo la scuola e cerchiamo di introdurre più qualità anche attraverso una forte pratica del leggere. Concludiamo, credo, vero Loredana? O c'è un'altra esperienza ancora? Ecco, no, dico concludiamo dopo questa esperienza che io brevemente sto presentando. Ieri mattina siamo stati con Giuseppe La Terza al liceo classico in Botta di Ivrea. La cittadina che ci ospita, era credo un passaggio obbligato, forse abbiamo dimenticato di coinvolgere un po' di più la scuola di questo territorio, sarebbe stato opportuno, ma insomma la rappresentanza dei colleghi del liceo è già importante, ci consente un recupero significativo. In visita a questa splendida scuola, una struttura architettonica classica, un bellissimo ambiente, ricco, vivace, pulsante di idee e di attività culturali. Io ho rammentato, mentre facevamo visite, mentre Giuseppe La Terza teneva il suo piccolo comizio, come gli era alla fine osservato con una punta di autocritica, io ripassavo la tantissima letteratura che ci racconta sempre della crisi devastante delle nuove generazioni, atone, senza fibra, senza orizzonte, senza moralità, preda di quella malattia che Galimberti richiama in un ultimo libro, L'ospite inquietante, e la malattia sarebbe il nichilismo. Devo dire la verità, quando ci imbattiamo in queste realtà, la sapienza dei saggisti più raffinati sembra contraddetta dalla forza delle cose, dalla realtà quotidiana che si sperimenta, perché a me è sembrato di cogliere non solo un ambiente genericamente vivace, ma un ambiente in cui i ragazzi hanno la loro forza, gli insegnanti producono uno straordinario lavoro in un istituto plurindirizzo, moderno, che riesce a coniugare tradizione e innovazione e che ha da 10 anni una pratica di laboratorio di lettura che merita sicuramente questa sera di essere rammentata e ricordata. Io voglio dire ai colleghi che loro ci hanno offerto 3 nomi. Come voi avete visto, ogni esperienza è stata raccontata da un interlocutore. Penso che non abbiamo nessuna difficoltà a farli venire tutte e tre, purché si rispettino rigorosamente i tempi, tenuto conto che poi alle 5, attorno alle 5, bisogna cominciare l'altra sessione dedicata alla legge per il libro. Grazie di essere qua con noi. Abbiamo la professoressa Cinzia Burzio, lei dirà in quale indirizzo lavora, e poi i colleghi Michele Zaio e Michele Curnis Zaio. Chiedo scusa, io con gli accenti meridionalizzo. Prego, chi comincia? Grazie al professor Vitale per questa lusinghiera presentazione. Buonasera a tutti. Io sono Michele Curnis e sono un insegnante di italiano e latino presso il liceo classico, ma voglio ricordarlo anche liceo internazionale linguistico e scientifico Carlo Botta, che non si trova a più di 200 metri da questa sala. Ci vedete in tre, ma vi promettiamo subito che non saranno tre comunicazioni, saranno tre telegrammi, quindi non faremo in tempo a tediarvi. L'esperienza che vogliamo coralmente in questo terzetto presentarvi è un laboratorio di lettura e di scrittura che costituisce ormai una tradizione ultradecennale all'interno del liceo Botta e che è molto attraente sin dal nome. Si intitola Galeotto sia il libro. Un certo personaggio femminile, archetipo di tante malattie letterarie, Francesca naturalmente, diceva a Dante a proposito di un testo che Galeotto fu il libro. Noi invece proponiamo ai nostri studenti
un congiuntivo esortativo, così ripassiamo anche un modo piuttosto negletto della nostra sintassi e della nostra lingua, vale a dire Galeotto sia il libro. Il progetto che si inserisce anche in quell'ambito di multiculturalità di cui abbiamo sentito parlare oggi pomeriggio con tante e così qualificate esperienze dirette, vuole unire e far interagire in maniera più vivace e al di fuori dei limiti a volte angusti della burocrazia scolastica, appunto studenti e docenti. Come funziona Galeotto sia il libro? È un laboratorio di lettura e di scrittura articolato nell'intero corso dell'anno scolastico e ogni incontro di questo progetto è suddiviso in due parti. Il fattore più importante è che non ci sia un tema imposto, per così dire, né ai docenti né agli studenti che decidono di prenderne parte. Il bello di Galeotto sia il libro è che ogni docente della scuola può partecipare e proporre a un gruppo di studenti, quello che deciderà di seguirlo, la lettura di un libro che sia stato per lui particolarmente importante per la sua formazione, per la sua scelta professionale, ma in generale per la sua esistenza di lettore e di cittadino. Ed è quindi bello vedere, per esempio, che un insegnante di scienze o di fisica o di chimica decide di leggere un titolo di Tolstoi insieme agli studenti, oppure che un insegnante di italiano sceglie un argomento di attualità scritto da un opinionista, un giornalista importante, o addirittura un insegnante di lingue classiche che sceglie di proporre agli studenti il titolo più recente della narrativa americana piuttosto che statunitense, piuttosto di quella inglese o di quella sovietica. Dicevo prima, il laboratorio si articola in due parti. Una parte è volutamente comune, ossia tutti i docenti guida, chiamiamoli così, e gli studenti che aderiscono al laboratorio si riuniscono e condividono un tema. Questo sì è un motivo conduttore che di anno in anno caratterizza il laboratorio. Può essere un grande personaggio della narrativa o della cultura italiana internazionale, oppure può essere un momento in cui insieme si avvicina un'importante opera d'arte cinematografica. Un anno, per esempio, il motivo conduttore era Dacia Maraini, perché era appena stata pubblicata la raccolta di racconti Buio. Un anno dopo l'argomento conduttore era la scrittura saggistica di Pierpaolo Pasolini, che per ovvi motivi rischia di rimanere ignota agli studenti della scuola superiore. L'anno dopo ancora la visione di un'opera cinematografica era Uccellacci e Uccellini, dello stesso Pasolini, che tanta riflessione ha suscitato negli studenti, naturalmente. Nella seconda parte del laboratorio si entra poi nel vivo della lavorazione di lettura e scrittura, ma a questo punto mi piace cedere la parola al collega Michele Zaio.